Ciao a tutti, sono Grizzly e in questo brevissimo vlog tecnico innanzitutto ci tenevo a dire a tutti voi grazie. Grazie dal profondo del mio cuore per il grandissimo risultato a cui siamo arrivati. Alla fine della scorsa settimana il mio canale ha superato i 500 iscritti, che per me è un risultato veramente grandissimo, anche se possono sembrare piccoli numeri, per me sono comunque un grandissimo risultato, un risultato a cui veramente non sapevo se ci sarei mai arrivato. Quindi non solo vi dico grazie, ma vi dico sì, ok. Arriverà anche lo special per i 500 iscritti. Sto preparando una serie di cose. Ci sarà anche una FAQ. Anzi, se volete farmi delle domande, potete farne nei commenti. Sul doobly-doo troverete anche il link alle precedenti FAQ. Quindi, se ci sono domande che vi incuriosisce fare, a cui non ho risposto, potete tranquillamente farmele nei commenti. Di nuovo, grazie per questo grandissimo risultato. Perché questo risultato per me, di nuovo, è qualcosa di eccezionale. E sto preparando grandi novità su questo canale. Innanzitutto, questo sabato abbiamo girato le ultime due puntate di Vita da Tecnico, quindi la prima stagione di Vita da Tecnico, che comunque finirà con la dodicesima puntata a dicembre, ormai è completa, è già pronta e programmata. E sto preparando due piccole grandi sorprese per il finale di stagione di Vita da Tecnico, che girerò in questi giorni. Oltre a questo, si avvicina anche il secondo traguardo importante per me, che è quello della centesima puntata di Diario di Viaggio on the Road. E anche in questo caso c'è una piccola sorpresa per tutti voi che sta per arrivare. Nel frattempo, come dicevo, sto preparando lo special per i 500 iscritti. C'era una cosa che volevo fare, volevo prendere alcuni vecchi video che ho su Nastri Video 8 e su Nastri AI8, che ho girato veramente nei primi anni 90 e volevo pubblicarli su YouTube, però la telecamera video 8, la mia vecchia telecamera video 8, che ancora funziona come telecamera, non funziona più la parte meccanica, non mi è possibile leggere i nastri per poter fare il capture, quindi in questi giorni sto vedendo se è il caso di farla riparare o altrimenti, se abitate nella provincia di Siracusa o nella provincia di Catania e vi trovate un apparecchio video 8, una telecamera, un videoregistratore video 8 e potreste prestarmi in questi giorni, eventualmente fatemelo sapere sui commenti, potrebbe essere molto comodo. Se no, cercherò di organizzarmi per vedere se è riparabile in qualche modo o se trovo una soluzione, perché appunto mi piacerebbe poter portare questi vecchissimi video, roba di 20 anni, dal 95, 96, 97, poterla condividere con tutti voi sul mio canale. La FAQ arriverà presto, quindi il tempo materiale di fare questa situazione. Nel frattempo, di nuovo, grazie. Restate collegati per seguire le prossime puntate di Vita da Tecnico, la prossima giovedì alle 15 e poi ogni giovedì alle 15 fino alla dodicesima puntata. E la dodicesima puntata, che ancora non è il finale di stagione, farà veramente il botto. E lo so perché c'è una grande sorpresa nella dodicesima puntata. E poi un finale di stagione in cui tirerò fuori ancora veramente. Spero il meglio di me o comunque il meglio di quello che ho in serbo per tutti voi. Sto già cominciando a lavorare alla prossima stagione di Vita da Tecnico, sto già cominciando a lavorare a una serie di prossime cose che ho intenzione di fare su questo canale, quindi di nuovo, se vi sta capitando di passare su questo canale per la prima volta, non dimenticate di iscrivervi, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto e sarà un modo per tenersi aggiornati sulle novità che arriveranno su questo canale. Quindi ragazzi, per ora questo è tutto, per cui grazie. Ciao e ci vediamo su questo canale!